Salve amici di YouTube, 5 falsi miti da sfatare su pistole a salve e armi. Mettete un bel like per aiutarmi a divulgare questo video ed iscrivetevi per essere costantemente aggiornati su nuovi contenuti. Il canale si occupa di pistole a salve, quindi recensioni, stress test, prove di sparo, live e si occupa anche di storia, quindi se siete appassionati di storia, iscrivetevi al canale che troverete sicuramente contenuti che vi piacciono. Spesso complici anche i media e alcuni giornali, ogni volta che si parla di pistole a salve o di armi, escono fuori delle cavolate veramente epocali. Altri falsi miti invece sono credenze popolari. Spesso crediamo che le pistole a salve vadano trattate in tutto e per tutto come armi vere, quando in realtà c'è qualche differenza nella manutenzione, nei prodotti da usare e anche nel modo in cui si fa manutenzione. Partiamo con il primo falso mito: l'olio lubrificante nella camera di scoppio per far estrarre meglio il bossolo. Non c'è cosa più sbagliata. Venite a fianco a me che ve lo spiego. Infatti, se mettessimo olio nelle camere di scoppio, o meglio nelle camere di carciccia, la pistola a salve avrebbe problemi di espulsione dopo il secondo colpo sicuramente. Perché? Perché si andrebbe a creare un impasto all'interno della camera di scoppio tra detriti di polvere da sparo e olio. Mentre se la camera di scoppio è asciutta, i colpi non avrebbero poi problemi ad essere estratti, in quanto non finirebbero in una melma di un misto di olio e polvere da sparo combusta, perché praticamente sarebbe liscio. Quindi mettere olio nella camera di scoppio credendo di lubrificare la camera di scoppio per far uscire più facilmente i bossoli è la cosa più sbagliata che si possa fare. Certo, se ce ne resta un velo all'interno non è un problema, però più asciutta è la camera di scoppio dopo la pulizia, e meglio è. L'olio nella camera di scoppio deve servire soltanto per aiutarci a togliere i detriti. Lo si lascia agire per qualche minuto all'interno della camera di scoppio, si fa la prima passata di scovolino per togliere le incrostazioni. E poi si agisce con dei cotton fioc sempre puliti, o meglio che una volta che un cotton fioc diventa nero va sostituito, girato dall'altra parte, per togliere poi il resto dello sporco, altrimenti non faremo altro che aggiungere dello sporco allo sporco che già c'era. Quindi l'olio nella camera di scoppio soltanto per aiutarci a pulirla. Una volta pulita, una volta che il cotton fioc esce bianco o grigio scuro, o grigio chiaro, scusate, allora lì bisogna passare un cotton fioc asciutto per asciugare la camera di scoppio. Non bisogna fare altro. Il secondo falso mito è stato messo in giro da alcune testate giornalistiche quando successe la disgrazia di Alec Baldwin sul set, se ricordate, quando praticamente da una pistola di scena partirono dei colpi uccidendo una persona e ferendone un'altra. E da lì i giornali: le pistole a salve possono uccidere le persone, toglietele queste pistole a salve che sono pericolosissime, si possono comprare anche in libera vendita e sul set hanno ammazzato una persona. Le pistole a salve dovrebbero toglierle dalle scene, dovrebbero limitarsi alle pistole di gomma. Ho sentito veramente cavolate simili. Che poi in realtà in molti film si usano pistole vere trasformate in armi da scena con un riduttore all'interno della canna. Però questa pratica non viene utilizzata spesso nei revolver perché non serve nel senso stretto. Cioè è importante avere il riduttore di canna per una questione di sicurezza anche. Però dato che i revolver non hanno bisogno di scarrellare, perché appunto c'è il tamburo che gira ad ogni pressione di grilletto o ogni volta che si tira indietro il cane, non c'è bisogno per permettere la ripetizione di un riduttore che permetta il rinculo. Ma dato che non hanno messo, hanno preferito non usarlo, ci sono stati colpi veri in quel tamburo ed è successo quello che è successo. E tra l'altro si vocifera che con quella pistola da scena
ci caricavano i colpi veri nei momenti di pausa per fare il tiro alle lattine. Quindi non era una pistola a salve quella che ha fatto quell'enorme danno. Era una pistola vera che doveva essere caricata a salve, ma che non era caricata a salve. E ora vi faccio vedere proprio la prova di sparo che feci nell'occasione del video in cui parlai dell'incidente sul set. Per dimostrarvi con un piattino, addirittura feci questa prova di sparo con un piattino messo a mo' di bersaglio e la 92 a salve che sparava verso il piattino da distanze non tanto lunghe per far vedere che non può fare nulla. Poi cosa ho fatto? Ho girato la pistola a salve dalla parte dello sfiato del top firing, proprio da dove esce la fiammata, da poco meno di 2 metri, proprio per far notare che a quella distanza una pistola caricata soltanto a salve non può fare alcun danno. Che cosa strana, la pistola a salve non ha colpito nulla. No, è normale che non abbia colpito nulla perché le pistole a salve non sono fatte per colpire qualcuno. Ovviamente, però, ci sono anche le front firing, quelle a corta distanza, ma sarebbe come lo sfiato della top firing puntato addosso da vicino, ustiona. La pistola a salve front firing, però, ha un po' di pericolosità in più. Perché? Perché se ad esempio ce la puntassimo su una mano, che la front firing l'ho sfiato da davanti, da vicino, dato che c'è la canna poi a convogliare i vari detriti, può avere la potenza di andare sotto pelle o di fare anche altri danni. Infatti, una cosa del genere, un'arma a salve caricata, un'arma vera caricata a salve in un set cinematografico, ha ucciso una persona che per scherzo voleva simulare il suicidio. Proprio per scherzo. La fiammata del bossolo, che certamente non era un 380, sicuramente era un bossolo a salve molto più grosso. Praticamente cosa è successo? I detriti di polvere da sparo misti alla plastica gli sono andati addirittura oltre le ossa temporali. Quindi ok che la pistola a salve a distanza non può fare male a nessuno, ma attenzione a giocare con lo sfiato vicino al dito e quant'altro, perché vi potete fare male, vi potete ustionare. Quindi le stesse manovre di sicurezza che si utilizzano per le armi vere sono del parere che vadano utilizzate anche sulle armi a salve. E da qui ci colleghiamo al terzo falso mito, ovvero che una pistola a salve, una volta tolto il tappo rosso, diventa un'arma vera. È una stronzata anche questa. Infatti, le pistole a salve, soprattutto le nostre top firing di libera vendita in Italia, hanno, per quanto riguarda la maggior parte dei revolver, la canna completamente occlusa. L'unico sfiato è dai buchi del tamburo. La canna è totalmente occlusa da un sostanzioso strato di metallo prima del tappo rosso. Quindi, se togliessimo il tappo rosso, ci sarebbe un'occlusione totale della canna, quindi da dove partono questi colpi? È impossibile. Per le semiautomatiche, invece, lo sfiato, c'è lo sfiato posto sopra per far uscire la fiammata, e dopo lo sfiato la canna è occlusa, quindi anche senza tappo rosso ci sarebbe comunque l'occlusione in metallo della canna, quindi anche qui non potrebbe uscire alcun colpo vero. Per sfatare il falso mito del fatto che qualcuno crede che basterebbe togliere il tappo rosso per far diventare una pistola a salve una pistola vera, andremo ad aprire questo revolver. Qui la chiusura della canna è all'inizio, addirittura. Anche senza il tappo rosso, qui c'è un tappo in metallo, in zama. Quindi come farebbero a passare proiettili veri? La vedo un po' difficile, oltre che dannosa, perché oltre al danno legale ci sarebbe anche il danno fisico per chi la adopera e per chi starebbe a qualche metro di distanza, perché ci sarebbe l'esplosione dell'intera replica. Per le semiautomatiche è lo stesso, perché la chiusura della canna avviene dopo lo sfiato,
Infatti andiamo ad inserire lo stuzzicadenti, lo inserisco proprio velocemente per far vedere proprio che si blocca. Come potete notare, dopo un po', dopo circa 3 centimetri, la canna è chiusa, quindi anche in questo caso, senza il tappo rosso, comunque la pistola a salve non potrebbe sparare. Chi le trasforma in armi vere non si limita soltanto a togliere il tappo rosso, a forare la canna, ma c'è tutta una lavorazione dietro, ben più complessa di questa. Quindi alcune volte certi giornalisti dovrebbero informarsi prima di dire qualcosa, perché quando si parla di qualcosa è importante sapere di cosa si parla. Numero 4, number 4. Praticamente questo non è proprio, non è che lo dicono esplicitamente, ma soprattutto nelle scuole e su alcune testate giornalistiche, quando ci sono pistole a salve o armi di mezzo, sembra che si parli di esaltati, oppure se succede una sparatoria, una rapina con una pistola a salve, non si incrimina il rapinatore, ma si massacrano mediaticamente possessori di pistole a salve, le pistole a salve stesso e gli appassionati di armi. Non è così. Personalmente sono un appassionato di armi e di storia militare. Non sono un esaltato, non mi sognerei mai di fare del male a qualcuno con una pistola. Non sono un rapinatore, non sono un pericoloso guerrafondaio. Quindi sono appassionato di armi, ma mi piace l'oggetto in sé, la storia che può portare dietro, ad esempio un'arma storica, e vorrei diventare un tiratore sportivo per andare a sparare al poligono. Per sparare all'esagome, non penso che sparare all'esagome sia un crimine verso il genere umano. E penso che la stessa cosa valga per la maggior parte degli aventi porto d'armi. Perché? Perché praticamente la maggior parte dei porto d'armi, non vorrei sbagliare, ma sono per il tiro sportivo. Quindi la maggior parte degli aventi porto d'armi va a sparare all'esagome. Ditemi voi dov'è la pericolosità. Quinto falso mito, che più che falso mito chiamerei sbagliata spiegazione, ovvero l'accostare la dicitura di pistola giocattolo alle pistole a salve. La pistola a salve non si può considerare un giocattolo. La pistola a salve è un segnalatore acustico o una replica di un'arma. Non è un'arma, ma non è neanche un giocattolo. Perché? Perché con i giocattoli ci possono giocare anche i bambini, per quello sono fatti i giocattoli. Ma quando si tratta di una pistola a salve, quindi di un oggetto che oltre a fare un rumore che certamente per un bambino non sarebbe salutare, perché veramente può dare fastidi, seri fastidi ai timpani, fa anche una fiammata, c'è un bossolo, ok, non dotato di ogiva, ma dotato di abbastanza polvere da sparo. Quindi ad esempio qui abbiamo una 8 mm a salve, se dovessimo sparare. Se dovessimo usarli in maniera incauta, non so, con la camera di scoppio puntata troppo vicino al volto o vicino a un'altra parte del corpo, ci sarebbe un ustione, non necessariamente un ustione di quelle proprio brutte, di quelle ustioni proprio nere, però comunque un ustione può essere pericoloso. Se esplodesse, ad esempio, se esplodessimo per sbaglio un colpo con il top firing vicino al volto, rischiamo di avere danni alla vista perché il fuoco, come ben sappiamo, brucia. A causa di questo sbagliato accostamento, ovvero della dicitura pistola giocattolo accostata alle pistole a salve, molte persone che si avvicinano, si sono avvicinate da poco al mondo delle pistole a salve, sottovalutano il fatto delle manovre di sicurezza, ovvero il dito fuori dal grilletto e prima di iniziarla ad utilizzare, a maneggiare, controllare se c'è il colpo in canna. In questo caso, oltre al fatto che si vede che non c'è il colpo in canna, con il caricatore inserito è rimasto l'otturatore aperto, quindi significa che il caricatore è vuoto. Colpi in canna non ce ne sono perché lo si può vedere semplicemente facendo questo movimento con la pistola, perché si vede la camera di scoppio. E stop. Queste sono le manovre di sicurezza da applicare, anche se si tratta di una pistola a salve, perché, come ho detto proprio poco fa, il fuoco brucia e un colpo in canna e un colpo accidentale con una pistola a salve può provocare ustioni. Per
Prima di salutarvi, vi vorrei consigliare un gruppo sulla piattaforma blu chiamato Armi e Pistole a Salve, in cui vengono caricati i miei video e ci sono anche tante persone appassionate e possessori di armi e pistole a salve con cui scambiarsi quattro chiacchiere e anche tanti consigli. Seguitemi anche su Insta, Anthony-YT-92. Detto questo, spero che il video sia di vostro gradimento e se così è stato, mettete un like ed iscrivetevi per essere aggiornati costantemente su nuovi contenuti o su nuove recensioni. Un saluto e al prossimo video. Ciao!